scendete di corsa! Raceback, monta sul furgone! Kingston, apri il portabagagli! Più in fretta, più in fretta! Ferma, bastardo! Non muoverti, io ti faccio saltare la testa! Devo scontare 20 anni. Con la buona condotta ne farai solo 12. Hai in ballo sui 4 milioni. Non vale la pena di aspettare. Sono soldi segnati. Nemmeno noi li possiamo spendere. Dove sono? Al Riverside, leggiti quello scontrino. Siamo tutti sulla stessa barca. Non potremo spenderli per molto tempo. Sta tranquillo. Capisco, ma se mi tradite... Ehi. C'è un codice d'onore anche tra i ladri, sai? Puoi contarci, Dayton, te l'assicuro. Hai detto che sono a Riverside. Lo avrà creduto. Quando lui uscirà saremo così lontani che non avrà più importanza. Piantalo in collo al muro del corridoio. La lascia perdere, se no ci rimettiamo sempre noi. Ehi, là in fondo, separate. Mortimer, prendi il suo posto. Tu ne ricevi 10 per ognuno di noi. E ce ne dai soltanto 8. Calmati, non qui. Ci metteresti tutti nei guai. Ehi, Raceback, mi serve aiuto. Non presto soldi. Tu sei avvocato, questo mi interessa. A me no. Ti do questa. Io ho diritto alla libertà provvisoria, ma il mio avvocato la tira per le lunghe. Va bene. Dice che è complicato. Il tuo avvocato è stato nominato dal tribunale. Non gliene frega niente di te, capisci?
Io ti preparo la documentazione, passa a prenderla domattina. Ora va. Grazie. Lasciateci passare. Oh, tornate nelle vostre celle, sbrigatevi. Accidenti. Bel modo di fare la guardia. Sapete solo venire a rompere se non spegniamo la luce di notte. È schifo. Entrate, ragazzi, non fatevi pregare. Okay. Io comincio ad avere paura dei fantasmi. Vanna, Narcrite. Continuate a tenere il piede. E tu, Arkwright, non entri? Papà. Ciao, Johnny. Ti ho portato un sandwich. Ah, sì. Ho fame. Molto lavoro oggi? No. Rudy ha avuto i biglietti per la partita di domenica. Ci vuoi andare? Ah, sì. Sì, con piacere. Che cos'è? Il mio amico Bill Russo. È morto improvvisamente. Aveva 2 anni meno di me. Non era mai stato male in vita sua. Sì, ma non ti avvilire così. Che mi fa pensare. Insomma, io sono qui a lavorare e a un tratto, improvvisamente... Ehi, che discorsi fai? Allora questo varrebbe anche per me. La vita di tutti è un rischio continuo. Vuoi che rimanga ancora qui? No. Grazie. Chiamami se ti serve. Johnny, chiama la polizia. Sta attento. Quei bastardi. Quei luridi bastardi. Dov'è? Dove diavolo è la cassetta? Mi hanno fregato. Andranno all'inferno. Andranno all'inferno. Mi avete fregato, maledetti bastardi. Mi avete ingannato. Ma chi? Vi ammazzerò, vi ammazzerò. E tu, che cosa stai guardando, eh? Che cosa vuoi fare? Papà! Johnny! Papà, che cos'hai? Levati di mezzo, tu! Ah, sì? Fatto.
No! Ho sentito la voce di un uomo e qualcosa mi ha colpito. Quando ho ripreso i sensi, ho visto papà che era disteso per terra. Hanno sentito lo sparo e tu eri in quel capannone. Come puoi non aver visto nessuno? Non lo so. Ho sentito un odore di sigaro. Non ho visto nessuno, però. Come posso averlo ucciso io? Ti credo. Faremo di tutto per farti uscire di qui al più presto. Te lo prometto. Arrivederci, Johnny. Hanno rifiutato la cauzione. Questa non me l'aspettavo. Ah, bontà divina. Che cosa facciamo adesso, Jack? La sua difesa è piena di voci misteriose, di aggressori invisibili. Chi accetterebbe testimonianze a sostegno di una deposizione metafisica, ammesso di trovarne una? Fino al processo lo terranno in prigione, allora. Faremo di tutto per evitarlo. Ma senza illuderci troppo, però. Tre detenuti per il blocco C. Bene, passate. Ehi, nonnetto, vuoi mandare a fuoco tutto? Sì, ci vuole poco. Io gli ho risposto a prova prima tu. È andata proprio così. Questo? No. Ecco, sei arrivato. Arkwright, hai un coinquilino. Trattalo bene. Buona villeggiatura. Da quanto tempo sei dentro? Non sono tipo da conversazione. I tuoi amici hanno fatto perdere completamente le loro tracce. E i soldi dove sono? Non lo so, ma i loro nomi sono su una cassetta di sicurezza giù in città. Una cassetta di sicurezza molto grande. Li hanno ancora qui. Come posso arrivarci? Ognuno di loro ha una chiave. Servono tutte e tre. Dove sono? Dayton, devo risalire a 10 anni fa. Non è facile tracciarli. Quell'operazione ha fruttato 17 milioni di dollari. Se hai paura delle complicazioni, cedi il posto a un altro. Lou Bittner abita al 1221 di Sunnyside. Dayton, se crei complicazioni... Non lo farò. Tu preoccupati di trovare Jane e Kingston, eh? L'unica cassetta di un privato depositata presso quel magazzino era di un certo Railsback. Un tale senza indirizzo che non ci aveva messo niente. Ma è molto strano. Vedrò di rintracciarlo. Guardate qui.
Deposito saldato per l'intero periodo di 20 anni. Chi può star via per 20 anni? Che ha fatto? Ci è andato? Sì. Te li ha mandati? Sì, me li ha mandati, ma ormai non potevo fare più niente. E poi ho capito che non ne valeva la pena. Ricordati, se ti serve, che ci sono sempre io. Sì, lo so, ti ringrazio. Ehi, uscirò fra qualche giorno. Vuoi che facciamo una festa? Voglio ricomprare il giubbotto. Metti via quei soldi. Vieni con me. Pronto? Chi è al telefono? Ciao, Lu. È bello sentire di nuovo la tua voce. Sono io. Poco fa ho parlato con Reisbeck. No, credimi, era lui! Calmati, Lu. Il giorno in cui dovesse uscire, noi saremo i primi a saperlo. Ma come ha fatto a scoprire dove sono? Non lo so. Dovrai trasferirti ancora e cambiare nome. Puoi giurare che sparisco. Vado in Brasile. Lo sai che Reisbeck è matto. Chissà quello che farà quando ci troverà. I soldi non scottano più. Andiamo a prenderli. Dobbiamo aspettare ancora, Lu. È una posta troppo alta per giocarsela con tanta imprudenza. Ora calmati. E comincia a preparare i bagagli. Sì, certo. Lieto di vederti, Lu. Hai messo su qualche chilo in 10 anni. Chi c'è qui? Da questa parte, Lu. Che diavolo sei? Non mi riconosci? Chi c'è qui? Dove sei? Chi c'è? Chi c'è qui? Dove diavolo ti sei nascosto? Dammi la chiave. Dammi la chiave. Dove sei? Dove ti nascondi? Che importa? Ora hai capito chi sono. Dammi la chiave. Dove l'hai nascosta? Prego, ti prego, ti prego, la porto al collo! E adesso dimmi dove sono Jane e Kingston. Se te lo dico mi uccidono! Ti ucciderò io se non me lo dici. Mi avete tradito, mi avete fatto marcire in quella fottuta prigione. Dove sono? Ti prego,
Ti prego, lasciami andare. Certo che ti lascio andare. All'inferno! Che cosa stai guardando? L'uomo che sta in quella cella, chi è? Reisberg. Io non lo vedo. No, posateli. Vi vuole vedere il direttore. Stiamo cercando l'arma che è stata usata questa notte. Comunque, quelli che occupano una cella in cui troveremo un'arma qualunque, li metterò in isolamento. Ora vi interrogherò tutti. Cominciando da lui. Quando mi interroga, gli dico crepa. Se mi fa chiamare mentre mangio, mi vengo ridendo. Tu che fai? Ci vai? Non mi rompo. Ho ottenuto un visto per vedere Johnny. Avevamo ragione, c'è un detenuto di nome Dayton Reisberg. Johnny potrebbe parlargli. E dovrebbe parlare anche con un altro. Nel registro degli oggetti maledetti c'è una giacca d'aviatore venduta a Woody Reese. E che c'entra questo con Johnny? Io volevo comprare quella giacca da Reese già da prima che lo trasferissero al carcere di massima sicurezza. Per quale ragione? È la giacca di un kamikaze, uno dei piloti suicidi giapponesi della Seconda Guerra Mondiale. Il registro non dice altro. Lo scoprirò io in archivio. E scoprirò anche perché Reese e Railsback sono finiti in galera. Voi due intanto parlatene a Johnny. Magazzini Riverside, cassetta 10. Dalla mia cella, tutti e due. Che diavolo stavi cercando? È un'intervista. Non sfottere, ragazzo, qui si viene ammazzati solo per aver guardato troppo la cella di un altro. Perché accidenti lo spigli? Abbiamo fatto le ricerche, non c'è niente sotto il nome di Reisberg. L'unica cosa che abbiamo trovato è una giacca d'aviatore venduta a un certo Woody Reese. Reese? Sì, lo conosci? Sì, stanotte è stato pugnalato. Sai se Reese avesse una giacca di pelle? D'aviatore giapponese dell'ultima guerra? Sì, l'ha venduta a Reisberg. Sapevo che c'era qualcosa sotto. E l'odore di quei sigari che fuma lui. E quello scontrino del Riverside, con l'appunto di quei nomi. Dimmi quali nomi. Bittner, al 1221 di Sunnyside. Shalfond, 3567 Western. Kingston, senza indirizzo. Bene, andiamo a trovare i primi due. Tu tieni d'occhio Railsback. Lou? 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 Lou!
Si calmi, non vogliamo farle del male. Perché l'avete ucciso? Era già morto quando siamo arrivati. Dov'è la polizia? Ora la chiamiamo, Mickey. Senta, io non voglio essere coinvolta, ero venuta per fare le pulizie. E come mai chiamava? Io credevo... Guardi, le do lo scontrino della nostra agenzia. Ryan, che cos'hai? Niente, e tu? Sei ferita? Io no. I kamikaze erano convinti di essere invisibili agli occhi del nemico quando si lanciavano contro i bersagli. E lo zio Lewis fece diventare realtà la loro illusione. Realizzando un indumento che rende invisibili. Così ora Raceback va e viene dalla prigione a suo piacere e uccide con un alibi perfetto. Già, e sarà anche rimesso in circolazione fra poco tempo. Perché ha ucciso Bittner? Lui fu condannato per rapina a mano armata. Aveva assalito un furgone blindato con tre complici, due uomini e una donna che non sono mai stati ritrovati. E Bittner sarà uno di quelli. È bene esserne sicuri, controllerò. Te la senti di andare a scovare questa Chalfont? Sì, certamente. E in quanto a Johnny? Potremmo provare forse che esiste un oggetto maledetto in mezzo a questa faccenda, ma la cosa non prova che lui sia innocente. Quello che ho mangiato ieri non aveva il sale. Perché non te lo porti da casa? Ah, va, smettila. Ehi, tu là in fondo, quando mi restituisci la scatola? Tu vai in cerca di guai, ragazzo. Levati dai piedi. Ascolta. È stupido farsi nemici di un tipo come quello. Non so che cosa tu hai in mente, ma se vuoi vivere ti conviene lasciarlo perdere. No, grazie. Guardate, ne hanno fatto fuori un altro! Chiudi le celle, questo si è tagliato le vene. Guardate, il direttore! Chiama l'infermeria, fa venire una barella. Che guardi, in cella anche tu. Questo è un macello. Via tutti, non avete sentito? Dove corri? Devo andare dal direttore, subito. No, devi tornare. Larry, levati dai piedi. Visite Jane. Pronto? Sì, sì, Kingston, lo so, c'era. Kingston. Sì, Kingston, vedremo il da farsi. Diremo alla banca che è morto e che non riusciamo a trovare la chiave. Alla peggio dovremo fare una domanda scritta. Sì, lo so. In ogni caso, noi saremo già all'estero quando Raceback uscirà. Tu stai attento, eh? Sì, a domani. Pistola, prostituta! Dove sono i miei soldi? Ti prendo lo stesso, sai? Non puoi farla franca con me, Jane. Non potrai più nasconderti. Aiuto, qualcuno mi aiuti! Per carità, aiutatemi! No! Non vorrei uscire con i capelli bagnati. Potresti prendere un raffreddore. Si è
siamo arrivati. 35 e 67 Western. Dove sono i miei soldi? Mi hai ingannato, Jane. Mi hai tolto 10 anni di vita. Mi sono sacrificato per voi, bastardi. Ho tenuto la bocca chiusa. Ora ve la faccio pagare. Festa. Dove va? A farmi frate. Mi daranno il permesso di andare alla partita. Ehi, andiamo. Ehi, guardia, andiamo. La mia coperta. Bittner aveva molti precedenti penali. Era sparito dalla circolazione 10 anni quando fa. Quando Railsback è finito in prigione. Sì. Quindi i complici erano Bittner, Shalfond e Kingston. Mm-hmm. E che c'entra il padre di Johnny? C'entra perché Railsback è stato sorpreso da lui mentre cercava i soldi. Che non ha trovato. E ora uccide i soci che lo hanno tradito nascondendogli quei soldi. Sì, tutto questo ha senso. Dobbiamo parlare con Johnny e dobbiamo anche cercare di trovare Kingston prima di Railsback. Hai qualcosa da dirmi? Hai ammazzato mio padre, brutto delinquente! Questa è la tua ultima bravata, ragazzo. Ehi, voi due, piantatela! Uno vada e l'altro resti, forza! Hai avuto fortuna. Che cos'è? Un messaggio dei miei amici. Ti faccio una domanda. Quando è morto tuo padre? Da 2 settimane. Railsback è in prigione da anni. Sa come uscire. Se ne è accorto anche lui. Non ti capisco. Vieni, guarda. Tempo fa hanno rimodernato il riscaldamento. Ma non hanno eliminato i grossi fori di ventilazione. Sono ancora lassù. Un'uscita di fortuna. Puoi tenerla presente. Significa che si può evadere facilmente. E perché non l'hai fatto? Stavo per farlo. Avevo perfino una chiave della cella. Ma poi ho capito che là fuori non ci sarei stato bene. Il mio posto è qui. Perché mi dici questo? Perché tu devi andartene di qui. Se rimani un'altra notte, quello ti ammazza. Su, non perdiamo altro tempo. Hai trovato Kingston? Dayton, io non sono più tranquillo. Chi mi dice che non farai lo stesso con me quando avrò finito? Te lo dico io. E la tua parte di soldi ti terrà buono. Se non diventerai troppo avido, esiste l'onore anche fra i ladri. Dimmi dov'è. Al 427 di Church. Non per molto ancora. Dayton, se ti beccano... Nessuno ci riuscirà, te l'assicuro.
Jack, abbiamo tentato di tutto. Le tracce di Kingston si sono perse da 10 anni. Ma Railsback, come ha trovato gli altri? Avrà qualcuno fuori che gli tiene mano? Sì, mi sembra chiaro. Dobbiamo sapere chi va a fargli visita in prigione. Sbrighiamoci, se lui scopre di essere braccato non avremo più molto tempo, né noi né Johnny. Il signor Hillman? Sì. Scusi, le vorremmo parlare. Ah, sì? Il mio orario d'ufficio è dalle 9 alle 5. Tornate domani. Purtroppo domani sarà troppo tardi, perché pensiamo che Kingston sarà morto. Le vorremmo parlare finché lei è a piede libero. Mettilo nella sua branda, vecchio. E prepara una buona spiegazione per domattina. Ma come può dire che Dayton Railsback è uscito e rientrato in prigione? Perché ne abbiamo la prova. Faremo interrogare dalla polizia l'uomo che gli teneva a mano. Bene, quando avrete altre notizie telefonatemi pure, di mattina. Un momento. Lo tenga lontano dagli altri, però, eh? So che questa notte ritenterà di uscire. Non può uscire, glielo assicuro, signor Marshak. E anche se potesse, che ragione avrebbe di tornare dentro? 17 milioni ne avrebbe! Senta, la polizia sta già indagando. Sono sicuro che hanno tutto sotto controllo. Buonanotte. Senta... Maledizione. No, devi uccidere qualcuno perché la giacca funzioni. Vedi? Bastardo! Fatti sotto! Presto, chiudi! È finita per te! Non sei nella tua cella e non puoi approfittare dello sfiatatoio! Sembra che tu lo abbia già usato, eh? Sarai condannato per tutti quelli che hai ucciso. Mi piacerebbe ucciderti io, ma così è molto meglio. Guardia! Guardia! Johnny, attento! Guardia! 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 No, non apre il cancello! Buono ragazzo, non permetterò che ti prendano.
Avanti. Fatti sotto. Dove sei? Tocca a me giocare a gatto e topo. Avvicinati. Dovevo ucciderti quando ho ucciso il tuo vecchio. Coraggio, vieni. Vieni, vieni. Ti manca il tuo vecchio, eh? Beh, lo rivedrai all'inferno! Dai, i miei occhi! No, no, mettilo giù! Le ferite di Arkwright sono simili a quelle delle altre vittime. E lo scontrino trovato nella cella di Reisbeck con le sue annotazioni conferma che egli ha commesso anche gli altri delitti. La polizia ha trovato Kingston, il quale ha confermato le nostre supposizioni. Niente, però, mi restituirà mio padre. Signor Marshak. Non ne parli con i giornalisti. Lo capisci? Sì, certo. Almeno tu ne sei uscito. Prometti che eviterai di correre altri rischi. Se non ci saremo noi. Se si è chiarito tutto, lo devo a voi. Johnny, perché Arkwright ti indicò la via per evadere? Non lo so. Probabilmente mi voleva soltanto aiutare. Perché utilizzassi meglio la mia vita.